ci sono microfoni, ma l'acustica di questo auditorio mi dicono sia buona. Chiedo conferma là in fondo, ci sentite? Sì. Non mi sono fatto problemi nell'aspettare qui quasi più di un quarto d'ora accademico rispetto all'inizio, e questo è il posto più fresco dell'isola, quindi almeno quello siamo garantiti. E allora veniamo a presentare l'iniziativa di questo pomeriggio. Vedo che il numero è decisamente superiore alle aspettative, questo ci fa molto piacere, sia per la validità e la qualità della nostra pianista Letizia Michelon, sia perché molti sono gli amici che vedo presenti. Allora, Armando Ballarin, che è presidente dello SCOL a Venezia, factotum quantomeno anche di più, e l'iniziativa è partita come iniziativa dello SCOL International, e dopodiché graziosamente Letizia Michelon ha deciso di offrire il concerto a favore dell'AIL Venezia. Quindi cominciamo dallo SCOL, caro Armando. Lo SCOL International è un'associazione dei professionisti del turismo a livello mondiale. A Venezia c'è un club, attualmente io sono presidente di SCOL Italia, e cerca di valorizzare quelli che sono gli aspetti di un turismo di qualità. Le nostre finalità sono proprio quelle di dare valore al prodotto del turismo. Abbiamo in questi giorni le giornate dell'amicizia internazionali che con ospiti provenienti dalla Germania e dalla Spagna, e pertanto a unsere Freunde aus Deutschland herzlich willkommen in diese auditorio, und agli amici della Spagna bienvenido all'auditorio del squero dell'isola di San Giorgio. Lo SCOL è nato nel 1934 a Parigi ed è l'associazione più antica del turismo, per un turismo che valorizza la qualità dei territori nel rispetto dei residenti, nel rispetto dei valori del territorio. E questa è anche la mission che ci viene coinvolti noi in una in un tempo dove appunto c'è spesso questo conflitto tra residenti e il turismo. Noi stiamo cercando di che il turismo sia rispettoso delle tradizioni dei territori. Pertanto grazie anche a Giovanni, che assieme stiamo portando avanti con l'Agimus, con la Letizia Michelon ogni anno questo concerto di San Giovanni, che sarebbe stato pensato con la settima nota, che è del sì, che significa Sante Johannes. Pertanto con questo spirito abbiamo iniziato con la collaborazione con l'Agimus e con l'AI, che presidente a Venezia e Giovanni Agliani. Bene, quindi ripassiamo il biscotto, non abbiamo il gelato da passarci, senza il gelato. Allora, voi avete avuto sui vostri poltrone, queste sono poltrone dello squero. Allora, no, sullo poltrone c'è un po' di materiale informativo che riguarda il programma di sala del concerto di Letizia Michelon, e una brochure che riguarda, a proposito della Fondazione Cini, perché l'isola è in concessione alla Fondazione Cini, è in uso oramai da quasi 70 anni, e questa, le attività dello squero sono tra le ultime avviate. Quindi c'è un'informazione però a proposito di un piccolo gioiellino, che è la galleria di Palazzo Cini a San Vio, che era la casa di Vittorio Cini, dove abbiamo delle collezioni preziosissime e anche una mostra temporanea del pittore romeno Genie. Quindi vale la pena, un po' all'occasione di farlo, un giro per Palazzo Cini a San Vio lì a Torso Duro. Dopodiché io una parola volevo spendere, perché vedo tra i presenti l'architetto Fabrizio Cattaruzza, che è il protagonista di questo restauro. È protagonista di questo che è riservato, ma che ha ottenuto un importante premio, che è il premio Torta, che viene dato dall'Ateneo Veneto,
e dall'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri ogni anno, ogni biennio, alle migliori realizzazioni architettoniche. Vittorio Cini lo vinse per il restauro dell'isola di San Giorgio Maggiore nella prima edizione di oramai oltre 45 anni fa. Sono molto contento che 2 anni fa Fabrizio Cattaruzza l'abbia potuto avere per questo gioiellino che potete tutti respirare, direi, anche se tutti pianti e il resto. Quindi, io ho delle brochure, ti fossi interessato ad approfondire il tema, anche con la presenza dell'autore che l'autografa, facciamo dopo e non prendiamo altro tempo adesso a proposito di questo squero. Comunque è un capolavoro di architettura. Quindi di Letizia Michelon ho detto, c'è il programma di sala e c'è un curriculum eccezionale. E per l'AIL, anche nell'AIL avete delle brochure che spiegano sostanzialmente quali sono le attività. Per farla breve, attività di assistenza e di ricerca, 2 sono i grandi filoni. Leucemia, linfomi e mieloma sono malattie molto impegnative che vengono trattate, anzi con percentuali crescenti addirittura. E quindi attraverso l'intervento dell'Associazione contro le leucemie si riesce sia a essere vicini alle famiglie, a dare sostegno, a fare una serie di servizi tra cui offrire le case alloggio nelle vicinanze dei luoghi di cura, i trasporti quando andare lontano e assistenza psicologica e appunto anche quella economica quando ahimè è necessaria. Ma soprattutto l'Italia è forte nell'ematologia perché c'è un consorzio di ricerca che si chiama GIMEMA e perché tutte le sezioni AIL, 81 in tutta Italia, finanziano in parte anche attraverso le strutture ospedaliere quella ricerca che si sta facendo praticamente sul campo. Ogni 6 mesi, ogni anno si va avanti, le percentuali di sopravvivenza e di qualità della vita dopo aumentano continuamente, soprattutto tra i bambini, e quindi abbiamo una fortissima motivazione. Questo significa chiaramente investire oltre che in attrezzature e altre cose che magari le USL non riescono a fornire, quindi noi facciamo un ruolo, diciamo così, succedaneo rispetto alla struttura pubblica, ma anche quelle che sono le borse di ricerca, sia per ricercatori, per biologi e tecnici di laboratorio, ma anche per medici, anche per medici e per psicologi. Quindi l'AIL Venezia è una grossa realtà, indubbiamente abbiamo un centro trapianti all'ospedale di Mestre, per cui soprattutto per l'intervento sulle leucemie, la terapia dei trapianti di midollo osseo è quasi in molti casi è la sola cosa che garantisca la maggiore possibilità di sopravvivenza in sostanza. Quindi la nostra battaglia continua. Come dico io sempre, finché anche l'ultimo non ce l'avrà fatta. Siamo in molto buona compagnia perché abbiamo una rete associativa anche nel territorio veneziano abbastanza importante, abbiamo notevoli riconoscimenti, quindi questa è una realtà importante. Adesso non vi dico del codice fiscale per chi non ha fatto ancora la dichiarazione dei redditi, ma c'è anche qualcuno l'ha fatto, uno di questi tempi ci tocca. Bene, quindi dopo l'AIL, questo soggetto, abbiamo detto di tutto dei protagonisti, ringrazio ancora Armando per tutte le sue ottimi pranzi, cene che, insomma, dello SCOL, che sono dei punti notevoli, della raccolta fondi che viene fatta anche a favore dell'AIL. E niente, invito tutti, evidentemente vi ho spiegato, le cose da fare sono tantissime, i risultati sono meravigliosi, però è grazie, grazie, grazie a tutti voi, a ciascuno che praticamente dà un sostegno, diciamo, finanziario per chi può darlo, poi per carità, chi avesse volontariato e altre ambizioni, diciamo così, ci si può sempre rivolgere a noi. Quindi grazie e... Siamo al quarto d'ora accademico, dopo il quarto d'ora accademico, al terzo quarto d'ora accademico. Quindi possiamo dare il benvenuto a questo punto a Letizia Michelon.
ben imballato da Salvadori di Venezia, che è appunto la famiglia Bandini, che purtroppo ha avuto anche lutto legato alla leucemia, come d'altronde anche l'inizio, come sempre ripenso alla figura del tuo papà. Quindi uno dei miei generosità in entrata.